Lorella, le tue poesie. Puoi leggerle sia in italiano che in inglese, perché l'ha tradotta lei stessa. Cioè, sì, volevo fare un saluto prima, in italiano, poi in inglese. Okay? Grazie. Allora, un caloroso benvenuto a tutti e un ringraziamento speciale al poeta Beppe Costa e agli altri organizzatori di questo Festival della Poesia, a tutti gli artisti presenti. Spero e mi auguro che qualsiasi forma di arte e creatività possano sempre cercare il vero cuore dell'umanità, assieme al bene verso il prossimo, riscoprendo il sentimento della fratellanza ovunque nel mondo. Now in English. A warm welcome to everybody and a special thanks to the poet Beppe Costa and the other organizers of this poetry festival. I hope and wish that every art, form and creativity can always search the real heart of humanity, together with the good for others, rediscovering the feeling of brotherhood all over the world. Thanks to everybody. Grazie, ed è importante questo. La mia prima piccola goccia è questa. Nacque esule fiore, una giunchiglia, piccolo sasso di mare nel cerchio del tempo. Si commuovono le mani, pioggia di stelle a baciare gli occhi. Ora senza voce, il tramonto disegna un sorriso bagnato ai confini dell'alba. Un'altra mia piccola goccia è questa. Tremano le mani, specchi di luna nel trattenere la luce del giorno. Il grido acerbo del buio accompagna fedele la nostalgia del viaggio. Canta la tenerezza coi passi lenti del tempo. Comprenderanno le anime cosa significa amare. Improvvisiamo voli lungo rotaie abbandonate, aquiloni dal filo spezzato. Fissiamo al vuoto in un orizzonte di polvere e tra le cose perdute sogniamo la vita. Nell'indifferenza che non sa cogliere il volto dell'umanità, cadono ali inermi sulla terra arida, senza radici a cui aggrapparsi. Un velo di tenerezza conforta le ombre nella cecità del dolore, quando il buio nega lo sguardo alla ferita del tempo. Adesso lo sai che avevo detto che le recitavo in italiano. In inglese? No, in inglese no. No, e allora lo dicevo a... No, non ti preoccupare, perché cioè, le recito in italiano, perché bisogna sapere recitare in forma molto corretta in questo momento, sinceramente. Vabbè, se ci sei domani le leggeremo in inglese, adesso non eravamo pronti. Quindi, ma non ti preoccupare. Quindi saluto.